Quest'anno ricorre un duplice anniversario. Sono i 90 anni della nascita di Sergio Leone, perché era nato a Roma il 3 gennaio 1929, e sono i 30 anni dalla morte, perché è morto a Roma il 30 aprile 1989. Quindi abbiamo voluto omaggiare uno dei più grandi registi italiani con una serata che prevede sia letture fatte dall'ottimo Francesco Pannofino e sia i ricordi di quello che è stato sceneggiatore, ma non solo sceneggiatore, di Sergio Leone, per quello che forse è il suo capolavoro assoluto, C'era una volta in America. Quindi adesso bando alle ciance, come si suol dire, e andiamo subito alla prima lettura. Il referente più immediato del cinema di Sergio Leone è un genere, una tradizione cinematografica, un sistema di apparenze e di convenzioni, un testo globale, il solo ad aver conosciuto una diffusione mondiale, il western. Ho preso in considerazione la possibilità di realizzare un western. Dato che avevo buoni rapporti con i tedeschi e gli spagnoli, con una certa ingenuità ho pensato di allestire una produzione senza troppi problemi. Nello stesso periodo ho visto un film di Akira Kurosawa, La sfida del samurai. La trama mi piaceva. Un uomo arriva in una città dove due bande rivali si fanno la guerra e si mette in mezzo agli schieramenti per sgominare entrambe le gang. Ho pensato che servisse riportare questa storia nel suo paese di origine, l'America. Il film di Kurosawa si svolgeva in Giappone. Farne un western consentiva di ritrovare il senso dell'epopea. Per non dire poi che si tratta di un genere universale, perché si basa sull'individualismo. In questo senso, non c'è nulla di sorprendente nel fatto che i politici siano i suoi fan più accaniti. Non smettono di sognare il giorno in cui potranno farsi giustizia a colpi di pistola. Bisogna riportarsi in quegli anni, c'era l'ideologia per cui il cinema commerciale veniva biasimato sia da destra che da sinistra. Sono stato praticamente il primo a scrivere qualche cosa di positivo su questo regista che era biasimato e vituperato. Sergio mi disse: ma te sei sprecato, dovresti lavorare nel cinema. E ho detto: eh sì, ok, però come faccio? E una sera, ubriaco, dopo essere stato a cena con lui, gli chiesi, mentre guidava la Rolls Royce, la sua Rolls Royce, dice: ma perché non mi fa lavorare, deve fare un nuovo film, c'è una volta l'America. Lui alzò le mani dal volante per un attimo, era notte, e disse: senza meno. È frutto del lavoro di un regista geniale che ha fatto la gavetta. Era uno che veniva dalla gavetta, che ha passato tutti gli stadi del cinema, facendo anche la fama, dalla comparsa in Ladri di biciclette fino ad arrivare ai 36 milioni di dollari di C'è una volta l'America, che è uno dei film più costosi per l'epoca. Al cinema di Leone si potrebbe applicare questa frase di Paul Valéry: le belle opere sono figlie della loro forma, che nasce prima di essere.